Fabio Carisse e Beppe Bergomi vi danno il benvenuto a questo incontro tra squadre nazionali. L'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Spagna Italia riporta alla mente di noi tifosi italiani la recente batosta subita nella finale dell'Europeo 2012. In quell'occasione la Spagna ci diede una dura lezione, bissando il titolo di campione vinto 4 anni prima. Dopo tanti, troppi anni trascorsi nell'anonimato, la Spagna si sta prendendo le giuste rivincite, vincendo i trofei a destra e a manca. Hanno un modello di gioco collaudato, con calciatori abituati a giocare insieme nel proprio club, oltre a diversi giovani di sicuro avvenire. Il Santiago Bernabéu, noto in precedenza come nuovo stadio San Martín, fu così ribattezzato il 4 gennaio 1955 in onore del presidente delle Merengues, Santiago Bernabéu. Il suo prato è stato calcato da alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio, da Di Stefano a Cristiano Ronaldo. Inizia l'incontro. Monreal, Spagna che ora prova a rendersi pericolosa. Sergio Busquets. Fa salire la squadra. Iniesta! Ha segnato la Spagna! Grande eleganza nel tiro, ottima posizione del piede, ha lasciato il portiere senza parole. Davvero un gol di precisione formidabile, Fabio.